Quindi chiedo praticamente che si faccia questa riunione proprio perché così, ripeto, formale o informale, ci dà lei, da un bando di lei, se ne abbiamo una informale normale, una formale, per avere praticamente una possibilità di valutazione corretta di tutto. E ripeto, è bene che nel momento in cui si affronta, anche perché non sarà la presenza del commissario, chiaro, perché è bene avere una certezza che ci dia praticamente una perfetta condizione di quelli che sono lì, responsabilità e prerogative, in modo tale che praticamente non resti uno strumento puramente tecnico. Grazie, Sindaco, la ringrazio per la pazienza che ha dimostrato. Devo dire che il Presidente Simeone è molto più paziente di lei. Ma non mi sento, grazie a lei. Volevo ricordare, prima di passare la parola all'assessore Primavera, volevo ricordare di dare i dati per la trasparenza. E questo è che non mi do. E come andiamo a finire adesso, non so se dall'assessore lo rispondo all'assessore o rispondo io. È previsto l'ufficio che facciamo. Lei quanti terreni ha con consigliere là? Forse rimaniamo io lì qui soltanto. La forza è rimasta solo, stavolta rimaniamo in due forse. No, è lo scorso. No, chi ci sta? Non era solo, sì. 14 su 17. Eravamo in tre, gli altri due non li ho visti. Evidentemente ha pensato già da dopo di essere un metrino. Questo. Allora, la parola all'assessore prima di verrà. Devo dire che effettivamente insomma il consigliere Orlando ha riassunto un po' quello che si dà, perché uscire c'è stato un peccato originale, ma insomma è utile negarlo, cioè 20 giorni, 30 giorni prima di una tornata elettorale forse non doveva essere, allora, no, perché a quel punto si sarebbe lasciata la possibilità al nuovo consiglio comunale di decidere anche, no? Noi appena diciamo ci siamo insediati abbiamo contattato il commissario. Io personalmente chiesi alla commissaria Lacta se si potevano spostare indietro la lancetta per dire possiamo, è stato detto non è possibile, quindi perché l'adozione ormai era diventata esecutiva e pertanto l'unica strada percorribile era quella di procedere immediatamente alla pubblicazione, tra l'altro era stata per legge prevista entro 10 giorni dall'adozione del piano e per la quale era stato dato mandato anche al responsabile dell'ufficio urbanistico, la dottoressa Di Marte, sul mandato del commissario Ratto, ha immediatamente subito, diciamo, appena diciamo nei mesi di maggio-giugno, cominciato a predisporre tutti gli atti per pubblicarli al comune, per inviarli alla regione, per inviarli diciamo, agli enti competenti. Abbiamo incontrato anche l'architetto Falasca per farci spiegare un po' di cosa si trattava e diciamo, siamo andati avanti con l'idea di capire i piani, di entrare diciamo, un po' in sintonia per quanto possibile e nello stesso tempo poi di andare avanti con la pubblicazione. Siamo stati interrotti in questo procedimento per una lettera che ormai diciamo, mi è stata consegnata dagli atti e quella con cui la commissario poneva il dubbio, poneva il problema se dovesse essere, se dovesse essere lei stessa a continuare nell'opera di verifica, diciamo, di risposta, di controduzione alle osservazioni che sarebbero state presentate dai cittadini e dagli enti, no? In sede di pubblicazione, e se poi avesse dovuto essere lei stessa a deliberare l'approvazione del piano. Di fronte a questo quesito abbiamo chiesto alla Regione. La Regione ci ha risposto che essendosi insediato un nuovo consiglio comunale, e questo è un po' la giurisprudenza, è in questa direzione, cioè l'organo collegiale per natura è l'organo che deve deliberare, che è titolare insomma, del procedimento. Essendo cambiata questa diciamo, il collegio, dovrebbe essere effettuata prima una verifica dell'incompatibilità per vedere se questa nuova composizione del consigliare ha la possibilità di riprendere
il procedimento e di portarlo avanti. Se ciò non fosse possibile, dovrebbe essere demandata sempre non al commissario, perché a questo punto dovrebbe essere rinominato dalla regione. Però qual è la questione? Che noi abbiamo visto un piano che non ci soddisfa, ha una serie di lacune che abbiamo anche evidenziato in campagna elettorale, seppure magari in forma più sacerdote, più accesa, insomma più classe, insomma, anche una mette fuoco, no? Però ci chiediamo se allora dal punto di vista proprio legale il problema che stiamo esaminando ancora, perché abbiamo ancora una settimana, 10 giorni, insomma fino al 1 ottobre c'è ancora un po' di spazio, però si pone anche il problema di legale se effettivamente questa pubblicazione possa essere fatta o no in mancanza di questa verifica di trasparenza, di compatibilità. Tra l'altro, quando noi abbiamo adottato la delibera con cui avevamo mandato all'architetto Bradi Marti di chiedere alla regione un parere su quella lettera del commissario Lacca, deliberammo anche proprio espressamente di andare avanti con la procedura che riguardava la trasparenza di verifica delle compatibilità, proprio per non perdere tempo, cioè per non trovarci oggi con indicazioni che ci avrebbero costretto a iniziare una pratica che avrebbe allungato ancora di più. E quindi abbiamo fatto la raccomandazione a tutti quanti, voglio dire, di dare queste informazioni, perché tanto è qualcosa su cui dovremmo uscire prima o poi, cioè se questo consiglio ha o no i numeri per qualcosa di maturato. Geni, ma possibile che noi siamo tutti dati fondisti alla già tutti orfanelli? Questa è una bella domanda ed è una domanda fondamentale, perché la trasparenza non può essere allargata le incompatibilità non possono essere artate o artatamente, cioè devono essere veramente incompatibili. Comunque in un comune piccolo come Guardia Grecia probabilmente insomma forse qualche difficoltà in più rispetto a Milano, ma la composizione consigliare forse può averla.